Lo devo dire, sì, qui lo ammetto, ve lo dico subito, faccio il grande annuncio, Biancialdi è il mio scrittore preferito dopo Calvino. Chi prende il tram a Milano, dice lui, soprattutto verso il centro, sono quelli con le tette, quelle ragazze con le tette, no? Lui dice le tette, non il petto, bellissima questa distinzione tra il petto e le tette, perché il petto era quella roba unica, dice lui, unita, delle massaie della campagna toscana, quelle di 85 kg per gamba, che hanno il petto, hanno questa cosa, la sesta, la settima, che fa molto mamma, no? Fa molto mamma. Mentre a Milano hanno il seno, hanno le tette, è tutto rifatto bene, tutto preciso, tutto puntuale, roba da farti girare la testa, dice lui. Però c'è anche qua una distanza, una differenza antropologica.